Noi abbiamo i tre cantieri di punta del gruppo Guarascio. I miei figlioli si sono messi insieme e chi si occupa, c'è una parte che si occupa di barche e un'altra parte si occupano dei battelli pneumatici dei gommoni. Questi ragazzi che parlano due o tre lingue sono riusciti, diciamo, a imporsi sul mercato, se possiamo dire europeo, ma anche mondiale, perché non poi esportiamo in tutto il mondo. Questo cantiere esprime il massimo del Made in Italy e riesce in un certo senso a mettere d'accordo quelle che sono le maestranze, partendo appunto dalle matite, dagli architetti, da chi progetta, da chi intuisce la barca. Poi si sviluppa il tutto, si sviluppa, diciamo, nel processo poi produttivo. Abbiamo bisogno delle capacità finanziari per affrontare il mercato globale oggi. Noi abbiamo un polo nautico in Calabria che compete col mondo, questo non ci sono dubbi, i cantieri calabresi esportano in tutto il mondo, sono presenti dappertutto, ma questo va sostenuto. Noi ringraziamo in questa fase che già da due anni che la Regione Calabria si è occupata di questo settore e quindi ringraziamo la Regione Calabria che è stata attenta. La politica, quando sta attenti, i risultati noi imprenditori li otteniamo subito. Subito che significa? Significa che il gruppo Guarascio è riuscito ad essere presente sui vari saloni internazionali e a esportare i propri prodotti, soprattutto in Francia, grazie a questa collettiva, cioè grazie a quello che la Regione Calabria ci ha promosso. Oramai noi siamo globalizzati, nella globalizzazione gli imprenditori intelligenti capiscono che devi fare rete fra imprenditori. Se non partecipi alla collettiva e fai una cosa individuale non vai da nessuna parte. I porti in Calabria, diciamo, vanno potenziati, perché noi abbiamo 800 km di costa e abbiamo pochissimi porti. Più si potenziano i porti, più si aprono porti e più siamo presenti, siamo competitivi. L'azione che sta facendo la Regione è fondamentale, proprio che permette lo sviluppo al settore nostro, ma fondamentalmente è il punto di partenza per la Regione, per il turismo, perché la Regione Calabria sicuramente è una regione turistica e questo va rimarcato e la politica si sta muovendo in questo senso in maniera positiva e noi applaudiamo e aspettiamo, insomma, che si completano i porti.